Il moto armonico è la proiezione del moto circolare uniforme su un diametro. Il punto P che si muove di moto circolare uniforme parte da A e a velocità costante percorre l'intera circonferenza. In queste figure sono mostrate quattro posizioni del punto P, la prima nel primo quadrante, poi nel secondo, poi nel terzo quadrante e nel quarto. Nel frattempo, se consideriamo come diametro questo orizzontale, ma potremmo anche considerarne un altro, questo verticale o uno obliquo qualsiasi, allora prendiamo la proiezione del punto P su quel diametro che abbiamo scelto e otteniamo così il punto Q. Mentre il punto P ruota di moto circolare uniforme, il punto Q avanza e indietreggia, quindi si muove avanti e indietro sul diametro. Il punto Q descrive il moto armonico. Quindi il moto armonico è un sottoprodotto del moto circolare uniforme, è il moto della proiezione Q del punto P sul diametro. In particolare, durante il primo mezzo giro del punto P, il punto Q va verso sinistra. Durante il secondo mezzo giro del punto P, quindi dal punto B ad A, così, il punto Q va a destra. In questa seconda serie di figure, infatti, vediamo la velocità del punto Q che prima è rivolta verso sinistra, le prime due figure, e poi dopo che P ha oltrepassato B, il punto Q va verso destra. C'è anche un altro blocco di figure che rappresenta l'accelerazione del punto Q, cioè l'accelerazione del moto armonico. Le tre grandezze fisiche del moto del punto Q sono la posizione S, la velocità del punto Q V e l'accelerazione del punto Q indicata con A. Sono le solite tre grandezze fisiche, posizione, velocità, accelerazione, e si ricavano direttamente dalla posizione, velocità e accelerazione del punto P che si muove di moto circolare uniforme. Quindi se noi vogliamo conoscere la posizione del punto Q, dobbiamo proiettare sul diametro la posizione del punto P. Questo vettore RP è la posizione del punto P, è il vettore che dall'origine individua la posizione di P, RP. Se noi lo proiettiamo sul diametro otteniamo S, la posizione del punto Q. Allo stesso modo, per sapere la velocità e disegnarla del punto Q, dobbiamo proiettare la velocità del punto P sul diametro. Vediamo infatti la velocità del punto P, questo vettore tangente alla circonferenza, lo proiettiamo sul diametro e abbiamo questo vettore qua, che è la velocità di Q. Allo stesso modo, l'accelerazione del punto Q la otteniamo proiettando l'accelerazione centripeta del punto P sul diametro. Accelerazione centripeta del punto P che qui ho chiamato AP. E questa è la sua proiezione sul diametro, quindi la accelerazione di Q, l'accelerazione del moto armonico. Quindi la simbologia utilizzata è che con la lettera P indico posizione, velocità e accelerazione di P, RP, VP e AP. E invece senza la lettera P indico la posizione S, la velocità V e l'accelerazione A del punto Q, cioè del moto armonico. Vediamo come cambia per esempio la posizione del punto Q, intanto che P gira a velocità costante sulla circonferenza e va attraversando i quattro quadranti. All'inizio il punto P parte da A, quindi dall'estremità destra, e quindi il moto armonico parte con la massima posizione, S corrisponde al raggio della circonferenza. Poi piano piano P a velocità costante inizia a ruotare e la posizione S del punto Q diminuisce fino a portarsi a zero. Quando P supera il primo quadrante e passa nel secondo, la posizione S del punto Q diventa negativa, indicata con questo segno meno. E si mantiene negativa la posizione S anche quando il punto P sta nel terzo quadrante. Quando il punto P invece si riporta nel quarto quadrante, la posizione S del punto Q diventa positiva. In pratica la posizione S del punto Q è positiva, poi diventa negativa, poi ritorna ad essere positiva. E questo appunto è il moto armonico, questo movimento oscillante del punto Q è il moto armonico. Vediamo ora quello che fa la velocità del punto Q. Ricordiamo che è la proiezione della velocità di P, quindi è una freccia rivolta verso sinistra all'inizio, quando il punto P sta nel primo quadrante. Questa freccia è ancora rivolta a sinistra, quando il punto P sta anche nel secondo quadrante. Quando invece il punto P si trova nel terzo e nel quarto quadrante, come vediamo, la proiezione della velocità di P
è rivolta verso destra, quindi è una velocità positiva del punto Q. Del resto è logico perché il punto Q abbiamo detto che all'inizio andava verso sinistra e quindi la sua velocità è negativa perché appunto è rivolta a sinistra, mentre invece nella seconda metà del movimento di P, quindi da B ad A, nella fase di ritorno, il punto Q si muove verso destra e quindi la sua velocità è positiva. Infatti, tutti i vettori proiettati sul diametro, il diametro orizzontale in questo caso, hanno segno positivo se sono rivolti verso destra, se sono frecce rivolte verso destra, e hanno segno negativo se sono frecce rivolte verso sinistra. Queste due frecce, la velocità del punto Q in questi due casi è rivolta a sinistra e ha segno negativo. In questi altri due casi la velocità del punto Q è una freccia rivolta con la punta verso destra, quindi ha segno positivo. La stessa cosa valeva per la posizione S. Infatti, in questa figura la posizione S è rivolta a destra, segno positivo, qui è rivolta a sinistra, segno negativo. Qui è rivolta a sinistra, segno negativo, qui è rivolta a destra, segno positivo. Infine, le stesse cose valgono per l'accelerazione. Ricordiamo che l'accelerazione del punto P è l'accelerazione centripeta, punta sempre al centro, la proiettiamo sul diametro e abbiamo detto che così otteniamo l'accelerazione di Q. Vediamo che quando P sta nel primo quadrante, questa accelerazione di Q punta a sinistra. È una freccia quindi verso sinistra e l'accelerazione è negativa. Quando invece P sta nel secondo quadrante, l'accelerazione centripeta punta sempre al centro e l'accelerazione di Q punta a destra, quindi è un vettore positivo, un valore positivo. Rimane positiva l'accelerazione di Q anche quando P è nel terzo quadrante e invece diventa negativa quando P è nel quarto quadrante. Infatti vediamo l'accelerazione di Q è una freccia rivolta a sinistra, quindi il segno negativo. Come ultima osservazione, qui notiamo che quando il punto Q si trova a destra, quindi nella prima e nella quarta figura, l'accelerazione, la sua accelerazione, va verso sinistra e quindi è negativa. Quindi Q a destra vuol dire posizione positiva, accelerazione però rivolta a sinistra negativa. Quando invece Q si trova a sinistra dell'origine e quindi nella seconda e nella terza figura Q si trova a sinistra, posizione negativa di Q, l'accelerazione del moto armonico è positiva. Quindi l'accelerazione ha sempre il segno contrario alla posizione del punto Q. Questo lo possiamo vedere meglio confrontando le figure della prima riga con quelle dell'ultima. Nella prima riga è rappresentata la posizione del punto Q, questa freccia verde, mentre invece nell'ultima figura è rappresentata l'accelerazione del punto Q. Vediamo che quando Q sta a destra, prima e quarta figura, la sua posizione S è positiva, più e più, perché è una freccia rivolta verso destra, ma allora la sua accelerazione è negativa, perché A è una freccia rivolta verso sinistra. Viceversa, quando Q si trova a sinistra dell'origine, quindi seconda e terza figura, S è negativa, posizione negativa, l'accelerazione è positiva ed è rivolta verso destra. Questo è anche logico perché il moto armonico è un moto oscillante e ogni volta che il punto Q si allontana dall'origine, rallenta. Si allontana dall'origine, per esempio, verso destra, rallenta e invece quando si avvicina all'origine accelera. Poi di nuovo supera l'origine e rallenta allontanandosi. Quando poi invece si avvicina di nuovo all'origine, accelera. Quindi il punto Q è sottoposto a un'accelerazione che cerca sempre di tirarlo verso l'origine. Per esempio, quando parte dal punto A, è come se ci fosse una molla che lo tira verso il centro. Quando però il punto Q supera l'origine, supera il centro, è come se la molla lo tirasse indietro e lo rallentasse. E così via. E infatti il moto armonico è quello che viene poi descritto da un oggetto, una massa puntiforme appesa a una molla. È la molla che lo fa oscillare avanti e dietro. Quindi il moto armonico di fatto a livello sperimentale si realizza in questo modo. Non tanto prendendo un punto che ruota su una circonferenza, questa è solo una descrizione matematica, quanto invece prendendo una massa e appendendola a una molla e facendo oscillare questa molla avanti e dietro. Quindi in conclusione, dal punto di vista matematico, il moto armonico è la proiezione del moto circolare uniforme, quindi del punto P, su un diametro. Dal punto di vista fisico, in pratica, il moto armonico è il moto descritto, oscillante, descritto da una massa appesa a una molla che è attaccata qui nel centro e questa molla fa oscillare questa massa avanti e indietro di moto armonico così.